Benvenuti alle news dal futuro di The Future of della settimana. La prima notizia riguarda le nostre capacità di diagnosi di una malattia terribile. Attualmente i medici utilizzano una serie di test per diagnosticare l'Alzheimer, investigando aspetti attorno alla memoria e alla cognizione. Ho assistito anch'io, purtroppo, a quelle domande del tipo che giorno è oggi, quanto fa 5x7 o si ricorda chi è l'attuale Presidente della Repubblica. Ed ho assistito scioccato a quanto domande banali per noi imponevano invece uno sforzo notevole all'anziano e spesso portavano risposte del tipo non me lo ricordo. Per poi attendere per svariato tempo il responso di esami più approfonditi. Per quanto sia lo stato dell'arte, questo approccio multidisciplinare può richiedere diverse settimane per essere organizzato ed elaborato, sottraendo tempo prezioso sia ai medici che ai pazienti coinvolti. Gli scienziati dell'Imperial College of London hanno inventato un metodo nuovo e accessibile che consente di diagnosticare la malattia con una sola scansione cerebrale, migliorando di fatto le attuali lunghe procedure. La tecnica può essere eseguita su una macchina per risonanza magnetica standard, comunemente presente nella maggior parte degli ospedali, utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale addestrato con le scansioni cerebrali di oltre 400 pazienti in molti stadi di progressione della malattia. La sua presenza viene diagnosticata con un'accuratezza del 98%. Il programma è anche in grado di distinguere tra Alzheimer in fase iniziale e in fase avanzata con un'accuratezza del 79%. In attesa che la scienza trovi una cura definitiva a questo terribile morbo, speriamo che si diffonda questo strumento importante. La diagnosi tempestiva non risolve il problema, ma l'avvio delle terapie, insieme ad opportuni cambiamenti nello stile di vita, possono rallentare il decadimento cognitivo. Per la seconda notizia vi porto invece nello spazio. Sentite, non passa giorno che qualcuno non mi chieda giovialmente quando verrà aperto il Lunar Hilton. Scherzano ovviamente, ma io non lo vedo affatto come uno scherzo. Correva il 1967 quando questa frase venne pronunciata dal figlio del fondatore della catena alberghiera Hilton in occasione di una conferenza dell'American Astronomical Society a Dallas. Oggi, oltre mezzo secolo più tardi, l'argomento torna in auge. Il gigante americano dell'ospitalità, infatti, ha recentemente firmato un accordo con Voyager Space e Lockheed Martin per costruire il primo hotel spaziale del Sistema Solare a bordo di Starlab, una stazione spaziale attualmente in fase di sviluppo e che si spera possa prendere vita in orbita nel 2027. L'accordo, siglato durante il Congresso Astronautico Internazionale di Parigi, vede Hilton progettare le tute per l'ospitalità e i posti letto per Starlab. Io sui temi legati allo sviluppo spaziale resto sempre giustamente scettico, ma l'idea che il turismo spaziale si possa diffondere non è mai stata pellegrina. Negli anni 60 Hilton definì il concept di alberghi sulla superficie lunare. Le cucine dovevano essere alimentate con energia nucleare e di cocktail fatti con zollette di martini da aggiungere all'acqua e all'alcol. Ok, ma tolte queste visioni di un passato dove si sperava anche un po' ingenuamente di poter raggiungere e superare ogni confine, lo spazio resta una frontiera che continuerà a riservare parecchie sorprese. L'ultima novità della settimana ci parla infine di una intrigante applicazione nel mondo della robotica. L'Istat stima che in Italia ogni anno su 8,2 miliardi di litri d'acqua immessi nel sistema se ne perdano 3,4, il 42%. Abbiamo torto a puntare il dito contro la siccità quando abbiamo un'infrastruttura che fa acqua da tutte le parti, anche se sembra una battuta. Mentre da noi in Italia, lo dobbiamo ancora capire, in UK un recente report dell'Ofwat, l'autorità di regolamentazione dei servizi idrici, punta il dito contro la mancanza di investimenti degli operatori. Peccato che lì l'industria si è impegnata a raggiungere l'obiettivo governativo di dimezzare la quantità di acqua persa entro il 2050. E quindi seppur lentamente, nel 2022 le perdite sono state ridotte del 6%, gli operatori stanno cercando soluzioni più tecnologiche per monitorare, prevenire e riparare migliaia e migliaia di chilometri di tubature. In che modo? Ovviamente con i robot.
presso l'Integrated Civil and Infrastructure Resource Center dell'Università di Sheffield, è in corso una sperimentazione di una nuova generazione di pattugliatori robotici per tubature sotterranee. I Pipebot sono robot miniaturizzati e mobili, dotati di telecamere per gli occhi e di gambe e ruote per andare su tutti i terreni. Sono stati sviluppati in collaborazione con l'industria idrica per pattugliare le tubature e trovare crepe e punti deboli prima che si trasformino in perdite. Ovviamente sottoterra il GPS non funziona, quindi gli scienziati hanno pensato ad una soluzione ingegnosa, un robot madre che prima li deposita e poi li recupera, mentre loro dialogano tra loro con il suono o il wifi. Come sempre, portandosi a bordo sistemi di intelligenza artificiale che hanno algoritmi sufficientemente addestrati a riconoscere da suoni e immagini della tubatura potenziali future rotture o necessità di manutenzione. Bello, bellissimo, in futuro la manutenzione sarà tutta così. Grazie dell'attenzione e vi ricordo ovviamente di visitare il sito di The Future Of, ricco di notizie come queste contenute nel blog, degli episodi di approfondimento che potete ascoltare nel podcast su ogni piattaforma, incluse Spotify ed Audible, e se avete piacere di restare informati su tutti i contenuti dello Spazio dei Curiosi di Futuro, la newsletter gratuita è a vostra disposizione.